Innanzitutto la prima considerazione è che questo disastroso quadro che ha presentato Farinetti è frutto evidentemente di 8 anni del governo Obama, se tutte queste diseguaglianze, queste situazioni si sono andate creando. Probabilmente anche agli occhi degli osservatori dell'opinione pubblica italiana risulta stonato il capire che la classe operaia americana si è impoverita grazie a un governo del Partito Democratico che qui in Italia viene presentato come, diciamo così, l'alfiere delle tesi della Nouvelle Va bene, Vague quindi è democratica. stato. Quindi vuol dire che sono esattamente gli operai, sono tutti quelli che sono stati traditi dal Partito Democratico che oggi credono in Trump e non è un caso che il grande tradimento al Partito Democratico arrivi esattamente da quegli stati che tradizionalmente sono stati democratici e hanno sempre Ha votato tradito la sua democraticamente. missione di sinistra, Obama. Questo, adesso io sintetizzo perché così riusciamo ad E arrivare al il punto. messaggio di Trump è risultato affascinante esattamente su quelle classi sociali che si sono sentite tradite dal Partito Democratico. Romano. Ma in realtà le classi sociali